Partiti che sembrava che con grande qualità, con gioco, con personalità. L'errore forse sul gol subito è quello che aveva dato un po' che ha pesato il macigno, Sì, oppure quello è stato l'episodio che ha pesato di più, ha condizionato mentalmente forse. nel primo Andare a tempo. riposo in vantaggio forse avrebbe cambiato. Ecco, cos'è, che spiegazione si dà di questo? Nel primo tempo fino al gol subito l'Alessandria aveva fatto un'ottima gara. Quel gol sicuramente ha cambiato l'atteggiamento, ma da questo punto di vista mi aspetto che la mia squadra, anche quel tabloro che ha detto il mister prima, della Carrarese, c'è una differenza quasi di 10 anni di esperienza e l'Alessandria non deve subire. Non il gol, perché un errore chiaro ci sta sempre, però non devi subire gli ultimi 10 minuti della Carrarese, perché di quei 10 minuti la Carrarese poteva avere altre opportunità per andare anche in vantaggio. Noi non dobbiamo subire quei 10 minuti, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto nei primi 35. E poi nel secondo tempo l'Alessandria ha ricominciato a fare quello che stava facendo nel primo, ed è stato un vero peccato che al primo cross che ha fatto Passaglio è stata una marcatura, poi come si fa a spiegare. rivedremo. Sicuramente era troppo libero Biasci, ma oltre a essere troppo libero ha fatto anche un bel gol. Ha fatto proprio un bel gol e da lì poi di nuovo l'Alessandria ha cercato l'assalto e rispetto a tante altre partite lo ha fatto anche con concretezza. Arrivando alla conclusione più volte, ma senza riuscire a far gol. A volte succede, No. bisogna un bel pallone in portiere, cioè. Sì. Lei non è che ha molto da rimproverare la squadra, solo questi minuti alla fine del Io ho da turno. rimproverare Questo, chiaramente certo, però questo. quell'atteggiamento che per una squadra che ha una media d'età come la nostra, che ha l'esperienza che ha la nostra, non deve calare. Non deve calare l'attenzione, non deve calare lo spirito, non deve calare, non devono calare le intensità. Perché è vero che la Carrarese oggi ha corso avendo 10 anni in meno dell'Alessandria, ma mi pare che l'Alessandria forse ha corso anche più di ragazzi che hanno come qualità quello. E questo è una nota positiva che però Quindi non ci ripartite dà da soddisfazione. questo, insomma. Sì, assolutamente. Vista l'azione del secondo gol, la sensazione che il centrocampo, che fino a quel momento doveva avesse molto bene, sia stato saltato. E anche quello, al di là del magari troppo spazio concesso a Vassallo al momento del cross, o Sì, lo quantomeno spazio concesso a che. Vassallo non è di competenza del centrocampo. Pastore Esatto, poteva accorciarlo forse prima, però era già successo in altre occasioni. E Vassallo aveva crossato altri palloni, non era il primo cross che faceva. Ha fatto un bel cross e Biasci ha fatto un bel gol. Quando un cross è perfetto e l'incornata di testa dell'attaccante è perfetta, arrivano i gol. In quell'occasione non ho granché da recriminare, perché a volte anche gli avversari riescono a trovare delle belle giocate, ma è più il primo gol e l'atteggiamento dopo il primo gol che non mi è piaciuto per niente. E sicuramente negli ultimi 10 minuti e in parte del secondo tempo il nostro centrocampo, soprattutto secondo me dal lato di Cazzola, abbiamo subito delle imbucate che non dobbiamo subire. Domande, signori? Nessuna? Nient'altro? Ci sentiamo domani. Grazie. Boh.